Io i suoi attacchi. L'unico problema è che non sappiamo se è in grado di sfruttare il suo potere a pieno e se è capace di scatenarlo. Molto bene. Mi sembri calmo e tranquillo, ma non ne hai motivo. Su, coraggio. Che cosa stai aspettando? Fammi vedere la forza che ti ha donato Genkai. D'accordo. Ora te la faccio vedere. Continua la prova di forza tra i due, ma questa volta forse sarà Uramesh a colpire per primo. Oh, la tensione è altissima, guardatelo! Sta raccogliendo tutte le sue energie! Ecco, forse ci siamo. Coraggio, sfodera la tua Raigan! Avanti, oramai sono stanco di aspettare. Fammi vedere il potere che ti ha donato Genkai. Credo di non aver capito bene. Yusuke avrebbe ricevuto qualcosa da Genkai. Pare di sì. Sembra che Genkai, prima di morire, abbia trasferito la sua energia e i suoi poteri in Yusuke. E adesso lui si sta concentrando per riuscire ad utilizzarli al massimo. E che genere di poteri sarebbero? Non posso dirtelo, perché non lo so. Se questo fosse vero, allora Yusuke è dotato di poteri incommensurabili e forse non se ne rende neppure conto. Ne vedremo delle belle. Puoi farcela! Genkai, ora guardami! Dai, attacca! La Raigan è l'arma più potente di cui Yusuke dispone. E la sta caricando al massimo! Guardate, ragazzi! Non posso sprecare così la Raigan! Aspetterò ad usarla. Non è questo che mi aspettavo. Che stupido bamboccio. Fai il solletico. Ora ci metterò un po' più di energia. Coraggio! Usa la Raigan! Mi sono stufato di giocare!
Sì, è fatta! Incredibile! Signori, Uramesh ha letteralmente catapultato Toguro fuori dall'arena. Il potere della Ray Gun sembra non avere rivali. Gli è bastato soltanto un colpo per spazzare via l'avversario. È davvero fantastico! Dove sono finita? Che è successo? Ehi, giudice, non ti vedo, dove ti sei cacciata? Devi iniziare immediatamente il conteggio. Toguro è stato scaraventato fuori dal ring. Che cosa aspetti? Kuwabara, guarda un po' dove è finito Yusuke. Eh? Beh, in effetti il ring non c'è più. In uno scontro come questo il ring non ha più significato. È vero, conto solo chi rimane in piedi. Accidenti, che potenza impressionante! Rispetto a quando ha combattuto con me, è molto più forte. Sono stato un uomo decisamente fortunato. Se avessi usato contro di me questa stessa energia, mi avrebbe finito con un colpo solo. Sì, è vero. Mi domando come abbia fatto, è incredibile. Maledizione, ma dove sarà andato a trovare tutta quella forza? Ha utilizzato la forza di Genkai al suo massimo. Beh, a questo punto credo che Toguro non gli darà più fastidio, lo ha annientato. Bella mossa, la Ray Gun di Yusuke è riuscita a colpire in pieno Toguro. Non è riuscito nemmeno ad alzare la guardia per difendersi. E se avessimo sbagliato? Se Toguro fosse rimasto illeso? Ehi, ma che cosa dici? Vuoi scherzare? Anche se è un combattente eccezionale, non avrebbe mai potuto salvarsi da un simile colpo della Ray Gun. È tutta qui la tua forza. Non mi hai neanche scalfito. Ma che razza di mostro è? Quello sembra davvero indistruttibile. È ancora vivo. State vedendo anche voi quello che vedono i miei
Dannazione, ci è riuscito! Ha infranto la mia barriera protettiva solo con la forza del suo ki. Eppure lo sta usando solo all'80%. Che stupido sono stato. Ti ho sopravvalutato, non meriti che usi la mia potenza al 100%. Per batterti mi basterà usarne l'80%. Il potere di Genkai non ti salverà questa volta. Pur avendo utilizzato la grande energia donatagli da Genkai, Yusuke non è assolutamente riuscito a sconfiggere Toguro. Secondo voi, la sua fine è segnata? O Yusuke ha ancora qualche carta segreta da giocare? Lo scontro finale continua!